Immaginate che coinvolge 180 paesi al mondo. Che cosa significa lo sport? Cioè riesce ad aggregare. Un altro dato che pochi conoscono, i paesi che sono collegati all'ONU, quindi alla Società delle Nazioni che rappresenta tutto quanto il mondo, sono circa 212. I paesi invece iscritti al Comitato Internazionale Olimpico sono 218, quindi sono più i paesi iscritti al Comitato Olimpico che quelli iscritti all'ONU. Questa è una cosa che pochi sanno e questo ci fa capire.